Negli episodi precedenti, dopo essersi rifocillato, Bear va all'avventura e trova un piccolo treno in compagnia di tanti bei lupi e dopo averli seminati, Bear aspetta un po', innaffia la pianta e raccoglie i frutti. Ma cosa succederà dopo questa terribile battuta? Scopritelo nel prossimo episodio, ovvero questo, The Long Deck! Ok, speriamo di trovare qualcosa tipo là, perché penso adesso di andare là, poi da là andare là, poi da là andare là, poi andare là, poi tornare indietro. Poi c'è andare lì con là, poi continuare. Ok, sperando di farcela anche in tempo, tipo senza incombere, cioè, sì, incontrare una roba di tempeste, robe simili. Oh, ho paura di correre. E adesso voi. Per puoi correre, non è un problema. Ma io ho paura. Allora. Vediamo se trovo qualcosa. Non voglio anche non trovare solo l'acqua. Voglio anche poter trovare un oggetto che mi permette di raccogliere questa cavolo di neve. E poi. Lake Cabins. Yeah. E poi prendere l'acqua. Ah, perché mi serve. Dai, l'altra volta abbiamo trovato una lattina così in giro. E che poi scusami un attimo. Perché è tutto ghiacciato e le lattine no? Che la roba nelle lattine buttate così in giro non è ghiacciata? Cioè, meglio così per me, però. Mi sembra un po' strano. Vabbè, allora, questa roba è rotta, probabilmente non si può entrare. Nope. No, vero, no, non si può entrare. E purtroppo qui in giro non c'è niente. Magari speravo di trovare qualcosa nei dintorni, magari. Però no, non c'è niente. Poi come mai questa e quella sono tipo distrutte? No, non si entra. Invece questa no. Pem 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 pem. Chi lo sa? Grande. Qui dentro non si congela. Ok, speriamo di trovare dell'acqua. Allora, newspaper, grazie. Tipo, perché non posso prendere sti cosi per la neve? Porca miseria. Ok, qui non c'è niente. Newspaper roll. Ok, il mio stomacchino sta brontolando. Cloth, ok, plastic container. Dei jeans. Ok, prendiamoli. Ok. Potremmo dormire, ma no. No, per ora no. Ci serve dell'acqua, se dormiamo moriremo di sete. Quindi dobbiamo correre subito a cercare qualche altra cosa. Ok, con la fatigue. Pure con la fatigue non è che stiamo chissà quanto bene. Allora, vediamo di correre un pochettino, dai. Altrimenti qui non ce la facciamo per la notte. Spero di farcela. Non è che poi tipo con i fucili poi possiamo beccare pure i corvi. Ci mangiamo i corvi, non ho idea. Vabbè, vai, corri, corri, corri. Corri, corri, corri. Lake Cabins. Ok. Che cos'è questo? Backpack di un tizio morto, poverino. Ma sti tizi morti non hanno niente! E beh, c'è una ragione che sono morti. Se avevano tante risorse, non crepavano, ti pare? Beh, è vero, hai ragione, però. Vabbè. Allora, vediamo un po' che c'è qua. E sono tutti uguali, ste cose. Mangiare la neve se l'ipotermia non mi uccidesse. Accelerant. Granola bar. Però è dry and crunchy. E non posso mangiarla così. Mi serve l'acqua. Sa che si crepa qua, baby. Per è sull'orlo della crepazione. Che bello. Ok, non c'è niente. E dai, una cosetta d'acqua piccola piccola. Cavolo vi cambia. Un po' d'acqua. Grande! Drink. Oh yeah, acqua per me. Ok, questo ovviamente non lo posso prendere. Ciao. Che non significa Sword Art Online.
o meglio pronunciato Sword Art Online, ma ciao. È uscito Sao per qualche strano motivo. Vabbè, tu piccolo amico nasconditore, perché ci facevi qua sotto? Ok. Candy bar, chocolate and nuts, il mio gusto preferito. Che poi è vero, sì, perché mi piace un... Firelog. Perché c'ha il buco in mezzo? Vabbè, comunque, forse per far passare aria e accendersi meglio. I don't know. Che significa? Non lo so. Però penso che lo sappiate tutti. Ma che stavo dicendo? Sì, è buonissima la cioccolata con le nocciole. Comunque, un po'. Però la mia preferita è la bianca, probabilmente. Sì, probabilmente è la bianca. Allora, vediamo un po' qua dentro cosa c'è per le mie tasche. Le mie tasche bramano qualcosa da mettere dentro se I think I can stesse. use this. Beh, allora, backpack. Non lo posso tipo prendere sto backpack. No, lasciamolo là. Potrebbe. Servirmi in futuro? No, meglio lasciarlo là. Ok, e niente. Nada de nada. Qua dentros. Però sto notando che l'acqua è molto random. Cioè, è random. Molto rara. Molto, molto rara l'acqua. Il cibo, eccetera, si trova più facilmente. L'acqua, davvero, niente. Probabilmente perché col cibo puoi restare bene per mesi, con l'acqua solo 3 giorni. O roba simile. Trolloni di sviluppatori. Allora, non è che adesso sono salito qua, però qua sopra c'è qualcosa di buono, no? Non... Spero di no. Spero di non missare niente. Allora, adesso ciò che faremo oggi, mio caro Phineas, andremo là. No, aspetta, dove sto puntando? Là. Poi magari là. Poi torniamo là. E dormiamo un po', perché poi mi sa che con la fatigue qua non ce la faccio ad andare avanti. Però sono ancora molto preoccupato. Che ti viene? Improvviso. Però sono ancora preoccupato per la sete. Perciò non vorrei, altrimenti andrei a dormire anche adesso. Però sono davvero preoccupato per la sete. Grana lora, grande. Cioè, vedete, sto trovando chili di cibo. Ma niente acqua, ho roba per fare acqua. Porca miseria, mi sa che... Rifle ammo. Useful. Sto trovando tipo 1000 proiettili, ma nemmeno un fucile. Ok, sì, probabilmente vado prima là e poi là. Che comunque poi da lì dovrei tornare indietro. Perché non penso di poter scalare la montagna così. Quindi... Vado là. Poi torno indietro. No! Tempo! Basta, Eolo! Eolo, piacere. Niente vento. Grazie, Eolo. Ah, io e Eolo siamo amici di vecchia data. Allora, vediamo di riuscire ad arrivare qua senza crepare. Ancora paura di tegliaccio, eh. Allora. Sì, probabilmente da qua non si può andare da nessun'altra parte. Salve! Ovviamente c'è un newspaper. Ci sarà mai dell'acqua? Ovviamente. Hunting knife. Best Ciao, prepared for bello. anything. Non t'avevo, eh. No, non ce l'avevo l'hunting knife. Però sono bello pieno di roba, eh. Devo andarla a scaricare a casa. Scrap metal, grazie. Tomato soup, grazie. Flare, grazie. L'acqua proprio no, eh. I'll take it. Grazie. Sta roba inutile, non mi serve. Mi serve l'acqua! Porca miseria! I need the water! Dannata acqua. Ok, comunque questo posto è pieno di risorse. E mi piace. Ok, tu sarai piena di acqua. Vero? Piena di acqua! Ma non posso rompere un pezzo di ghiaccio. Aspettate. È vero, adesso ho un hunting knife. No, non lo posso equipaggiare. Dannazione. Tipo, prendi un pezzo di ghiaccio e te lo lecchi, non lo so, per un po' di idratazione, non ne ho un'idea. Allora, andiamo qua che c'è. Ne ho ovviamente i paper roll. Qua nessuno i giornali.
li legge, lì mi lasciano tutti là così. Acqua, 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 acqua. Non mi servono i gizzi. Uffa. Questi sono migliori. Where? Drop. Ok. A quelli senza. Ma effettivamente pure questi. Non posso tipo romperli, eccetera. Quindi droppiamoli. Allora. Qua posso dormire. Ok, mi sa che se vado così a casa non ci arrivo. Quindi. Mangerò qualcosa e poi vado a dormire. Magari qualcosa. Pineapple peaches. Questo. Mi sa di. Acquoso. Us canopere. Quindi il pinacol dovrebbe essere tipo la roba, come si chiamano? Le albicocche. Sì. Le albicocche sott'acqua, cioè in quel liquido strano, sciroppate. Albicocche sciroppate o roba simile. Sì, infatti il terzo è sceso. Vediamo se ho qualche altra cosa di simile. Pork and beans, questo pure potrebbe farlo scendere, perché comunque ci mettono della salsa insieme. Tomato soup pure questo, però dovrei riscaldarla. Ho 1000 granarola bar. Candy bar, mangiamola, perché fa figo. Che così ho più calorie, poi ci mangiamo anche una tin di sardine perché sta per esplodere. 27%. Ok, va bene, sto benissimo, quindi dormiamo per un'ora. Ok. Giusto per stare un po' meglio. Yeah, già che non sono morto. Ok, proviamo a dormire. No, non proviamo a dormire. Non proviamo a dormire, ma proviamo ad andarcene a casa. Ce ne proviamo ad andare a casa. Poi lì. Cucinerò, ballerò la salsa insieme al mio amico Ernesto il Piedelesto. E poi faremo robe, andremo a dormire probabilmente. Poi da lì proverò ad andare oltre al treno, sperando di non incappare in altri lupi. E allora, vediamo un po'. Ok. Che poi posso riparare. Cos'è che posso riparare? Storm Lantern, no, tutto a posto. Allora, la cosa più rotta è questa Storm Lantern che ho. Che mi sa che dopo uso quella. E poi, scusami, posso usare solo il Sewing Kit. Quindi in che modo io con il Sewing Kit, che sarebbe il kit da cucito, posso aggiustare una lampada? Ci metto il cucito tutto intorno. Tipo con lo scotch, non è scotch. Se era scotch potevo capirlo, perché con lo scotch puoi aggiustare anche. Eppa, ah. Roba del computer. Puoi aggiustare anche un computer della NASA. Però con il Sewing Kit. Ma mi sembra strano poter aggiustare dei computer della NASA con un Sewing Kit. Con lo scotch è tutto normale. Anche io aggiusto tutto con lo scotch. Un po' di scotch e aggiusti anche una gamba rotta. Chissà perché negli ospedali non usano lo scotch per curare le persone. Però, i miei occhi vedono qualcosa lì. Però i miei occhi sono stati ingannati la volta precedente. Infatti quelle probabilmente sono rocce. E adesso faccio il figo, perché posso permettermelo, e uso la lanterna. Questa lanterna. Ecco. Perché sono figo. E posso permettermelo. Oh yeah! Oh, un bar il lanternaro! Wait a second. E se. Ho la lanterna accesa e i lupi poi mi vedono meglio. No, non penso. Comunque mi vedrebbero per l'odore. Ok, sta roba rotta qua non mi ispira. Beh, penso che riuscirebbero a sentire il mio odore lo stesso. Non penso che hanno bisogno della vista. Però comunque è una cosa brillante in mezzo al buio. Uno lo direbbe: ehi, ma quello cos'è? E il lupesco sarebbe: aur, aur. E robe simili, non ho idea. Non ho idea, davvero. Ho paura. Ho paura di tutto questo gioco. Allora,
Piano piano. E però che effettivamente con sta cosa in mano adesso dice warmer. Non è che è tipo i warmer rispetto al caldo, al ghiaccio, non ne so. Ok, sono cold. Però non ti preoccupa. Siamo quasi arrivatos. Ok, non ti preoccupare. Arrivatos et casorium. Roba simile latina. Io sono bravo nel latino. Troppo bravo. E là, salve a tutti, sono Bear. Questa è la fine del secondo episodio, probabilmente. E sono bravo a salutare le persone. Ma non riuscirà mai Bear a salutare all'inizio del video? Scopritelo nel prossimo episodio di The Long Dead. Ehi, se questo video vi è piaciuto fatemelo sapere tramite un like, un commento, ma non per quella cosa, un milione di like sono il più figo di tutti, oh yeah, ma semplicemente perché così capisco se una cosa vi piace oppure meno. E grazie per aver visto questo video, ci vediamo nel prossimo video, ciao ciao.